E sono Pazox e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Parleremo ben di 8 cose. Cose che sono sfuggite ai giocatori di Fortnite. Cose che sono sfuggite ai sviluppatori di Fortnite. E anche qualcosa che è legato alla prossima stagione. Come al solito, e come al solito del mio come al solito, ricordate, inserisci il codice Pazox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore. Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove stories. Partiamo dalla più scontata, il problema che in molti conoscono. La skin di Omega soffre di un piccolo particolare, è completamente d'argento. Più che d'argento, è una texture rimossa per il colore effettivo dell'armatura. Adesso capirete meglio con l'altro Omega. Questo è l'Omega originale. Come potete vedere dall'armatura, ci sono questi piccolissimi riflessi. Questo filtro nella skin è stato disabilitato su questa skin e quindi appare in questo modo, solo con i riflessi, e quindi sembra essere argentata. Ma questo Omega non è l'unico ad essere stato rovinato. Ci sono altre skin ad avere dei piccoli problemi. Una delle tante è il Mochi Matto. Il secondo stile sembra essere quello di sempre, non ricordo bene perché questa skin non la uso quasi mai, ma questa credo che non sia mai stata così luccicosa. Anche la seconda ed ultima skin di Twitch Prime sembra essere una Ramirez di plastica. Invece questa signorina Rio sembra essersi proprio immersa all'interno di una vasca piena d'olio. Ma questo aggiornamento non ha toccato soltanto qualche skin, ma anche una certa emote abbastanza OG. Sto parlando dell'emote della coppa, che non so per qual motivo Epic ha cambiato la sua musica. Questa dovrebbe essere la musica della nuova emote della coppa dell'NFNCCCFNFCCS o come cacchio si chiama. Perché prima questa emote era così. E sinceramente a me questa cosa non va molto giù, non tanto, è caduto Omega. Perché a me piaceva quella musica, e rivoglio quella musica. Forse qualcuno di voi lo sa già, ma questa è una piccola chicca per gli ottimizzatori. Esiste una piccola funzione per l'HUD degli ottimizzatori. Adesso attiviamo il primo perk, ok, il maestro di chiavi, e di solito la gran parte di noi per guardare i nostri ottimizzatori sfrutta la funzione dell'inventario. Quando alla fine è molto più comodo, e me ne sono accorto un po' tardi, adesso non so se c'era prima o c'è grazie a questo aggiornamento, ma c'è quel piccolo pulsantino in alto a sinistra con la voce altro. Una volta cliccato l'HUD cambierà e possiamo visualizzare i nostri e attuali perk. E se devo dire, in questo modo è molto più comodo per poter visualizzare che cosa scegliere e che combo di perk utilizzare. Ed ecco il terzo perk e possiamo ricontrollare i nostri due perk precedenti. Voi sapevate di questa funzione perché o sono scemo io o non ho mai sfruttato questa cosa. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Un altro piccolo casino da parte di Epic, ovviamente sempre a causa di qualche piccolo errore, ma la ricompensa della pagina dedicata a Nezumi, dove non mi ricordo più, eccola qui, la sua mimetica purtroppo è rotta. Come dall'immagine, la mimetica dovrebbe essere questo viola particolare con l'aggiunta di questi piccoli frammenti animati. Invece no, è una mimetica di banana, super mega gialla evidenziatore. Eccola qui, la seleziono e sinceramente ragazzi, oh, io la preferisco così. Ma questa mimetica però funzionerà anche in game? Proviamo. Eh sì, funziona anche in game, sono più belle così. A me sinceramente piacciono più così. Quello che sto per dirvi adesso è scontatissimo e la gran parte di voi sicuramente lo sa già. Ma nel dubbio io lo dico lo stesso. Se si picconano i lingotti, si hanno i lingotti. Questa cosa non è niente male, è un bel dettaglio. E ritornando di nuovo alle skin, sono state modificate anche altre skin e credo sempre per errore. Magari molti di voi non sono in possesso di questa skin, ma non ha mai, e ve lo garantisco al 100%, non ha mai avuto l'elmo con i buchi così lucido, così realistico soprattutto.
Sarà stata un'aggiunta fatta da Epic per rimodellare questa skin? Dubito, perché i buchi sono ancora del tutto finti, a differenza di una nuova skin di Ruggine che ha letteralmente i buchi in 3D. Però, oh, è molto figo. Tranne invece gli altri tizi con i caschi. Gli altri tizi con i caschi hanno un bel problema. Non hanno più la lucentezza sul loro casco. Come si può vedere, è spentissimo e rovina un po' la skin. Ecco, vi faccio un esempio su come dovrebbe funzionare il casco. Stessa cosa, purtroppo, il modello col casco bianco. Stesso problema. Peccato, per quanto riguarda... Che paura, bananita. Per quanto riguarda le nuovissime skin in arrivo dei rapinatori personalizzabili, c'è uno spray, anzi degli spray in particolare, che richiamano un certo personaggio di un certo videogioco, che è uno dei personaggi eroi selezionabili all'interno del gioco di Overwatch. Adesso non si sa se di preciso... Banana, rigirati per cortesia, che mi metti ansia. Adesso non si sa se di preciso chi ha creato questo spray ha preso molto spunto prendendo direttamente il disegno originale e ridisegnandoci sopra, oppure per davvero qualcosa sta arrivando a tema Overwatch su Fortnite. Non lo so, non si sa purtroppo. Ed ultima cosa di cui voglio parlarvi, ragazzi, è proprio quella cosa che ho citato all'inizio video, che è a tema della stagione 2. A quanto pare, secondo alcuni leaker, non sono certezze, a causa dei bambù che sono improvvisamente arrivati sulla mappa e sono anche indistruttibili, secondo questi leaker, la prossima season sarà a tema orientale. E una di queste, o molte di queste skin che state vedendo in questo momento, faranno parte del prossimo pass battaglia. Io ho i miei dubbi. Abbiamo Amy che è completamente un robot, e quindi non lo so. I tempi di Fortnite, sì, questa è medievale fantasy, però abbiamo comunque Nezumi, Dusty, Selene, che di medievale fantasy, anche Masai, che non hanno niente a che fare con il tema, assolutamente niente. Ho i miei dubbi che sia tutto così il pass. E voi, pazzoidi, cosa ne pensate di questo video, degli argomenti trattati e soprattutto di Omega tutto argentato? Era meglio prima o meglio adesso? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Che dirvi, pazzoidi? Noi, come al solito, ci vediamo con dolcissimo e carnissimo.